Ciao a tutte ragazze, allora un nuovo video tutorial su questo trucco che è davvero semplicissimo da realizzare. Moltissimo tempo fa avevo visto anche di questo trucco una foto su Facebook, non so dirvi chi è l'autrice, però comunque vi lascerò appunto la foto qui nel video. Come vedete ci sono delle labbra abbastanza importanti perché sono rosa bambolina. Potete come sempre ovviamente decidere di optare per un rossetto nude o addirittura magari perché no, un rossetto rosso o un rossetto ancora più importante. Io appunto ho voluto ricreare interamente il look, poi mi piaceva appunto l'abbinamento e quindi ho deciso anche di utilizzare questo rossetto che è il numero 2 di Debby, Miss Pink, che mi avete visto utilizzare già in tanti altri tutorial. Mi avvicino e vi faccio vedere più nel dettaglio il trucco. Come vedete ha questa riga di viola e poi sopra ho utilizzato degli ombretti completamente matte per realizzare la sfumatura della piega e poi ho utilizzato un colore di base matte per la palpebra mobile sul chiaro e poi ho applicato invece un ombretto con con dei brillantini un po' troppo grossi che io solitamente non utilizzo perché non mi piace poi tanto. Invece appunto in questo look mi piaceva particolarmente ed era appunto perfetto per realizzare questo look. Quindi è appunto un look veramente semplicissimo da realizzare. Sulle guance sembra che io non abbia indossato niente, in realtà ho utilizzato quel blush di una vecchia collezione di Kiko, quello viola. Quindi io vi lascio alla realizzazione del video e ci vediamo la prossima volta. Quindi questo è il look terminato e spero vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Inizio ad applicare come sempre il Prever Potion su tutta la palpebra, ne applico una piccola quantità e sfumo fino a sotto l'arcata per opacizzare la mia palpebra. Vado ad utilizzare Foxy appartenente alla Naked 2 e lo porto anche questo fin sotto all'arcata. Come secondo step vado a prendere la Too Faced Matte, la palettina matte, e utilizzando il 217 vado a prendere questo colore molto chiaro e lo applico nella piega dell'occhio, quindi vado a procedere prima a realizzare la mia V. Metto un dito così per evitare appunto di mettere lo scotch, quindi aiutandomi facendo una linea guida, e vado ad utilizzare il 219, questo pennello penna di MAC, e vado a ridefinire la mia V portando verso l'interno. Utilizzando sempre lo stesso pennello, quindi il 219, vado ad applicare il colore ancora più scuro. Ne applico pochissimo e lo applico dove si chiude la palpebra mobile, quindi esattamente qui. Vado a riprendere Foxy e lo porto qui. Vado a prendere la base, questa qui di Essence, e la vado a stendere su tutta la palpebra mobile. Vado a prendere questa palettina qui in edizione limitata di Urban Decay e vado ad utilizzare questo colore, il Midnight Cowboy, che è questo color carne pieno zeppo di glitter, e vado a pressare il colore proprio sulla base, portandolo fino al condotto lacrimale. Successivamente vado ad applicare la mia matita nera sulla parte superiore del mio occhio, quindi sulla rima, superiore. Nella rima invece inferiore vado ad applicare questa matita di MAC, esattamente la Design Purple, che è una matita viola con dei brillantini.
penna piccolina da precisione, vado a sfumare la matita e vado a fissarlo con questo ombrettino Ecstasy, appartenente sempre alla palettina che abbiamo utilizzato prima, e vado a fissare la mia matita. E anche alle ciglia inferiori. Per pulire i lati del trucco e renderlo più definito, vado a prendere un semplicissimo correttore, sfumare. Sulle labbra vado ad utilizzare un colore abbastanza acceso, un rosa Barbie. Vado ad applicare prima una matita, questa qui è la Kiko Automatic Precision, però è da occhi, io l'utilizzo per le labbra della 701. È completamente matte e procedo ad applicarla. Applicare questo qui di Debbie, il numero 02. Evitare che il rossetto sbavi o comunque vada abbastanza in giro durante la giornata, vado ad utilizzare la perfettina. Questa nuova matita di Neve Cosmetics che è di un colore avorio e serve appunto come contorno labbra, quindi io vado ad utilizzarla. Come blush vado invece ad applicare questo qui di Kiko, di una vecchia collezione, che tantissime di voi hanno comprato, sarebbe questo violaceo. Vado a prendere con questo pennello qui della collezione Coral di Neve Cosmetics. Ne applico veramente poco, infatti ora vado a sfumare. E come illuminante invece vado ad applicare il colore più chiaro, lo posiziono leggermente sui miei zigomi. Quindi questo è il look terminato e spero vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!